Come si arriva da un paesino di 3.000 anime a una città di 2 milioni e mezzo di abitanti? E come si naviga tra le acque increspate di un oceano con l'unico scopo di realizzare un sogno? Ma soprattutto, come si affronta il mare quando è in tempesta, quando la meta ha contorni sfocati? E siamo stanchi da un lungo viaggio e l'unica soluzione sembrerebbe quella di tirare i remi in barca. La mia è la storia di un sogno realizzato attraverso una valigetta di pelle piccolina e piuttosto leggera. Avevo otto anni quando i miei genitori hanno esaudito la mia richiesta di un microscopio. Con quella valigetta mi sentivo invincibile, la portavo con me ovunque andassi, al mare, in montagna, in campagna. Giravo per ore le foglie tra le mani, affascinata dalla regolarità di quelle striature, da quelle vene nelle quali scorreva una linfa vitale che cambiava colore a seconda delle piante da cui le raccoglievo. Quel microscopio mi consentiva di entrare in un mondo invisibile ad occhio nudo e di scorgere la vita che gli altri non riuscivano a vedere. Con il tempo le valigie sono diventate più pesanti e più grandi e le distanze che percorro rientrano oggi nell'ordine di migliaia di chilometri. Saltello intorno al mondo alla ricerca di microscopi più sofisticati che mi consentano di entrare in un mondo ancora più piccolo, quello nanoscopico, per comprendere gli ingranaggi che rendono il nostro corpo una macchina tanto meravigliosa e perfetta quanto fragile. Curiosando oggi nei miei bagagli trovereste... Un computer, un camice, qualche vestito elegante, tacchi alti e una passione enorme, quella che mi ha spinto un giorno a guardare in faccia il mio sogno e a rincorrerlo intorno al mondo. Nata con, come una curiosità, la mia passione per la scienza mi ha letteralmente travolto. Ha guidato la mia vita, l'ha usata, alla continua ricerca di risposte. Piccole scoperte si incastrano. Ogni giorno a puzzle iniziati da altri e alcune hanno preso delle strade indipendenti e con quelle è iniziata realmente la mia avventura, entusiasmante. Per qualcuno è bizzarra, di sicuro autentica, spesso estenuante. Il tempo che passa da una scoperta all'ipotesi successiva è impercettibile. I motori della mente continuano a funzionare e non si spengono con le luci del laboratorio la sera. Anzi, è proprio quando ho deciso di prendermi una pausa che arrivano le soluzioni ai problemi. In quel caso non c'è nient'altro da fare se non corciarsi le maniche e ricominciare a lavorare. Per il riposo ci penseremo domani. Nel mio laboratorio negli Stati Uniti studio, sviluppiamo eh, degli approcci che siano in grado di risvegliare il potenziale rigenerativo del nostro corpo quando annientato da una malattia o da un'infezione. Perde coscienza delle proprie capacità. Come? Beh, prendiamo ispirazione proprio dai processi che utilizza per funzionare e cerchiamo di capire gli errori che commette quando smette di farlo. Con il tempo mi sono accorta che questo corpo ha molto di più da insegnarci di quanto potessimo immaginare. L'aspetto più importante, quello che mi affascina di più, è la socialità dei processi biologici, scoprire che per funzionare questo corpo ha bisogno di cellule che necessariamente devono comunicare tra di loro. Lavorando nel campo della medicina rigenerativa io studio le informazioni che le cellule staminali, che sono delle cellule con un grandissimo potenziale terapeutico, scambiano con le cellule circostanti, utilizzano dei veri e propri pacchetti di parole che cambiano a seconda del programma che vogliono attivare. Quelle parole hanno un potere enorme perché regolano i processi che ci tengono in salute. Succede però a volte che le lettere di quelle parole vengano assemblate in maniera incorretta e attivino nelle cellule che le ricevono dei processi completamente aberranti, aberranti con conseguenze negative, devastanti sul nostro organismo. Molto spesso quando penso ad un ambiente infiammato mi vengono in mente le interazioni che avvengono spesso nella società, perché se il corpo sa benissimo come reagire ad un insulto, da che cosa deriva la possibilità che degeneri? Quando le cellule staminali vengono esposte ad un ambiente Uh, infiammato per uh, un po' di tempo. Vi ricordo, le cellule staminali sono delle cellule molto giovani, il cui potenziale si definisce sulla base delle informazioni che ricevono. Reagiscono a questo ambiente in un modo assolutamente positivo, propositivo. Cercano di risolvere la, la, la situazione e quindi inviano messaggi, parole che cercano di convincere le cellule circostanti a reagire. Rappresentano esse stesse uno stimolo per le cellule circostanti. Devono ricordare loro chi sono e per quale motivo si trovano lì. Questa situazione che riguarda i processi biologici mi ricorda molto quello che succede quando dei giovani vengono esposti ad una sfida. La prima reazione è quella di dare il meglio di sé, mobilitarsi per il raggiungimento dell'obiettivo, mostrarsi propositivi e positivi, agire. Quando però l'ambiente è troppo stressato e vengono esposti ad un ambiente chiuso, ad un ambiente ehm, incancrenito, perdono le loro, i loro strumenti, perdono le loro risorse e come le cellule smettono di lottare. Casi il nostro corpo ha bisogno di un intervento esterno. Noi oggi la chiamiamo terapia. L'effetto di un ambiente è enorme e capita spesso di avere bisogno di uno stimolo. L'ambiente ha il potere di sostenere, sia sostenerci nel raggiungimento di un obiettivo oppure di annientarci per sempre. Non è poi così che si avvia la strada che incappiamo nella strada verso la rinuncia a un sogno? Forse attraverso le parole di chi ci ricorda che il sistema è questo e quindi ci dobbiamo accontentare? Oppure attraverso la sensazione con qualcuno che ci ripete che. Queste sono le opportunità e che le opportunità nella scienza sono limitate da pannaggio soltanto di alcuni, di alcuni fortunati. Oppure che esiste una gerarchia da rispettare e che l'unica possibilità di fare carriera è l'attesa. Per me questo è un vero e proprio paradosso. Ho visto realtà accademiche perdere giovani brillanti seguendo degli schemi che nulla avevano a che fare con i loro talenti e con le loro capacità, tantomeno con l'innovazione tecnologica. E scienziati acclamati a livello internazionale perdere il loro entusiasmo per la ricerca e rinunciare al loro sogno per lo stesso motivo. Lavorando a contatto con i giovani io mi sono accorta che siamo troppo concentrati sulla trasmissione di nozioni tecniche che peraltro riescono a recuperare anche da libri o da internet che ci dimentichiamo di raccontare la scienza per quella che è. Un'esperienza una, un emozionante, affascinante, che però richiede una sfida professionale e personale costanti. Ci dimentichiamo di raccontare le difficoltà, le cadute, le porte in faccia, le ipotesi che non vengono testate. Ci dimentichiamo di mostrare ai ragazzi che hanno voglia di intraprendere questo percorso la vita a cui vanno incontro. Spesso io ricordo il primo giorno del mio incarico da docente universitaria, ero piuttosto giovane, nonostante avessi un pedigree da ricercatrice internazionale di tutto rispetto. Sulle facce delle studentesse e degli studenti era chiarissimo il dubbio che fossi proprio io la docente di turno. Nei loro occhi ritrovai i miei, quelli di una studentessa con una speranza nel cuore, quella di diventare una scienziata e con tanta voglia di imparare. Decisi quindi in quel momento di modificare il contenuto di quella lezione e di raccontare loro... Quello che la bruna dei vent'anni aveva sempre desiderato, la storia, il percorso che mi aveva portato fin lì. Provai a raccontarlo dosando molto bene i successi e gli insuccessi, e cercando di dare il giusto peso alle gioie di una scoperta e all'amarezza dei momenti che mi avevano portato fino ad essa. Quei momenti che inevitabilmente arrivano, quando gli esami sono stati superati, quando la corona d'alloro è ormai appesa alla parete e quando, nonostante magari una carriera brillante, cominciamo ad avere dei dubbi su quella che è la nostra missione o ci sembra che il futuro non sia così chiaro. Non che esista un protocollo da seguire per superare certi momenti, quello che io però so è che quella lezione ebbe un effetto potentissimo. Attraverso il, racc il racconto autentico della mia vulnerabilità, sono riuscita a normalizzare quella sensazione fastidiosa di fallimento che sapevo sape sarebbe prima o poi arrivato anche per loro. A distanza di anni l'effetto di quelle parole è tuttora vivo e mi onora la sensazione sapere che, che quei ragazzi considerano quel racconto, quelle parole, uno spazio in cui rifugiarsi nei momenti di difficoltà e di incertezza, uno spazio di condivisione dal quale prendere la rincorsa verso il futuro. È per loro oggi che sono qui a raccontare questo argomento piuttosto scomodo. Quello che voglio raccontare è che è successo anche a me qualche anno fa di decidere di appendere quella famosa valigetta al chiodo e di ritirarmi nelle retrovie di una vita lontana dalla scienza. Ero stremata da continui rifiuti e mi sembrava che la mia scienza non avesse i contorni delineati che pensavo dovesse avere. Ed ero anche imbambolata da un coro di voci che facevano, non facevano che ripetermi che sulla soglia dei 30 anni ero brava giovane e dovevo aspettare. Ricordo che in quel periodo di dubbi esistenziali mi invitarono a tenere un seminario in uno dei centri di medicina rigenerativa più prestigiosi d'Europa. Parlai di cellule staminali, parlai di biomateriali e parlai anche di nanomedicina. Lo feci con la stessa passione con cui Racconto la mia scienza a chi ha voglia di ascoltarla. Quel giorno però lo feci con una nota di tristezza perché sapevo che sarebbe stata l'ultima presentazione scientifica della mia vita. Seduto in prima fila riconobbi lo sguardo di una persona che sempre aveva creduto in me durante gli anni del dottorato e al termine dell'intervento si avvicinò per congratularsi dei risultati che avevo mostrato, che avevo ottenuto negli anni che mi avevano visto spostarmi dal Regno Unito all'America. Con l'atteggiamento aperto di chi vede la scienza come un'opportunità e la mia giovane età come una risorsa, quella conversazione fu sufficiente per farmi sentire ancora una scienziata. Purtroppo non fu sufficiente per farmi cambiare idea. E anzi gli raccontai della mia decisione. In quel momento mi stupì perché dalla sua bocca non, non uscì neppure una parola di sostegno, non provò in nessun modo a, far, a farmi cambiare idea. Tornai a casa e tornai alla mia vita e ai miei dubbi. E in realtà la decisione l'avevo già presa. Ricevetti qualche settimana più tardi una mail, nell'oggetto lessi questo. È quello che sei quando fai ciò che più ti appassiona. In curiosità aprì l'allegato la e trovai questa foto, una foto che quella persona aveva trovato sulla pagina web della Società internazionale di ricerca sulle cellule staminali. L'avevano utilizzata per ispirare i giovani ad avvicinarsi alla scienza ed è una mia foto. In quegli occhi ho ritrovato il, il motore di tanto vagare intorno al mondo, di una vita lontana da casa. Quella foto è stata sufficiente per eh, riattivare la mia missione, per farmi riconoscere le mie aspirazioni, farmi riprendere in mano la mia vita e ricominciare ad andare avanti. Quella foto ebbe lo stesso effetto terapeutico delle, ter del, delle, delle strategie che sviluppiamo. Risvegliò il potenziale che era in me. Non mi restava che creare un nuovo ambiente. E con un nuovo ambiente ho creato una nuova esperienza per la scienziata che oggi vive dentro di me. Ed eccomi qua a fare quello che mi riesce meglio e più mi appassiona: la scienza con i giovani. La scienza che vorrei, che voglio per i giovani, è una scienza vulnerabile racconta, racconta il rischio di dover sbaragliare limiti linguistici geografici, racconta la necessità di doversi spingere oltre quello che vediamo e oltre quello che sappiamo. Racconta, insegna a navigare nel mare dell'incertezza e pretende che ci mettiamo a nudo, che ci apriamo al, al giudizio degli altri perché la nostra idea soltanto se valutata da diverse prospettive può essere resa vincente. La scienza che io vedo è una scienza che sa osare. Sono le sconfitte a forgiare la corazza del ricercatore che non rinuncia alla sua missione. Sono i numeri che non ha a dargli il coraggio di andare avanti e dimostrare solo a se stesso che ce la può fare. E sono, in una età, a far attivare dentro di sé quella voce che continua a dire che l'innovazione non può aspettare. Sono le ipotesi non testate a rappresentare la base per la prossima scoperta. Ho avuto il piacere, l'onore di celebrare il cinquantesimo anniversario dell'allunaggio con gli astronauti e i direttori delle operazioni di volo delle missioni Apollo. E da quel giorno una frase continua a ronzarmi nella testa. Avevamo una missione e a nessuno venne in mente che eravamo troppo giovani per compierla. Grazie.